Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Una piccola passeggiata sul parco. Tanta gente che cammina. Fa già caldo, quindi fra poco andrò via. Ho preparato già un impasto. Seguitemi insieme un video con la farina di segale. Scusate, più un respiro. Eccomi qua. Quindi farò delle pagnottine con la segale. Segale e farina zero. Giro, torno indietro, finisco la passeggiata e poi andiamo a fare questo pane. Ciao! Allora, ecco qua, ho preparato la farina, le farine, anche un po' di zero, userò anche un po' di zero, poi vi spiego perché. Questa è la segale che ho passato perché sta in scadenza, però comunque era perfetta. Le farine in estate andrebbero messe in frigo, quindi se avete possibilità è meglio, perché con il troppo caldo potrebbero uscire delle sorprese. Questa è la zero, specialmente alle farine che non contengono conservanti. Quella è una segale comunque integrale. Questa è la mia pasta madre, che ho rinfrescato ieri sera sul tardi, quindi stamattina è ancora, non è collassata e va benissimo. E metterò in questo impasto un po' di trigonella, soltanto la trigonella. Di solito in questi pani, poi vi metterò anche gli altri video che ho fatto, ci vanno altri semi, ci va il cumino, il finocchio, altre cose, però in questo caso metterò soltanto un po' di sapore di trigonella. Questa è l'acqua, 400 grammi, e vediamo quanta ne serve. Penso che 400 grammi vanno bene. Sciolgo la pasta madre con un po' d'acqua. Sto usando i guanti, ma è un po' antipatico lavorare con i guanti. Questa trigonella l'ho ordinata direttamente da un sito dell'Alto Adige, però si trova anche da noi, magari in polvere. Questa invece è trigonella essiccata e basta sbriciolarla. Ma ce n'ho messa poca, giusto per dargli un po' di sapore. Così evito tutti i semi che di solito ci vanno, il cumino, il finocchio, eccetera. Allora, giro semplicemente così con il cucchiaio. Vi sconsiglio di usare, tanto metto l'altra farina, di usare la planetaria, perché comunque la segale rimane molto appiccicosa. Ma fa molto bene alla salute la segale, contiene delle proprietà che fanno bene al nostro organismo, addirittura c'è una sostanza che dicono che è anticancerogena, poi regola i livelli degli zuccheri nel sangue, controlla il colesterolo e c'è meno glutine, c'è poco glutine, però comunque c'è, quindi non è adatta ai celiaci. Ok, metto anche il sale. Poi vi metto il link degli altri video tutorial dove ho fatto proprio i panini, la ricetta originale tirolese di questi panini di segale. Guardate, ho tolto il guanto perché con le mani si fa molto meglio, è un po' complicato con il guanto, quindi continuo così e mi bagno la mano ogni tanto così non si appiccica. Poi comunque cambio contenitore, se serve aggiungo un'altra po' di segale o di farina zero, come volete. Continuo ad impastare. Pensate che io vado sempre in Alto Adige tutti gli anni. Una volta il Giovanni Seber, proprietario dell'appartamento dove siamo stati per tanti anni,
così parlando, perché anche la moglie fa il pane, e mi ha detto: ah sì, io so, voi mangiate pane bianco, ma me l'ha detto in un modo come per dire: ma che ve magnate? Ve l'ho detto alla romana adesso. E quindi mi ha colpito questa cosa, ha ragione, la farina bianca, specialmente quella 00, la farina troppo raffinata, è un veleno. Quindi cerchiamo di evitarla anche se prendiamo una 00. Nel frattempo avete visto, ho cambiato contenitore, ci ho messo un po' d'olio. Se possiamo cerchiamo di prendere farine controllate di molini che possiamo controllare, grano italiano. E possibilmente tipo 1 e 2 e grani antichi naturalmente. Bene. Allora, adesso copro questo contenitore, avete visto, ho fatto ancora un po' di pieghe, ho coperto e lascio lievitare fino al raddoppio. Eccolo qua. All'incirca è stato 3-4 ore, sinceramente non guardo mai l'orologio, comunque è arrivato al bordo, forse anche troppo, ha lievitato perché fa caldo. Adesso io voglio provare comunque a lavorarlo, perché questo, di solito questo pane si formano subito i panini così con un cucchiaio, però qui cambio un pochino, giusto per vedere se riesco a dargli più forza. Ma comunque questo pane non serve farlo venire alto perché siccome la segale è umida, ecco perché tutte le pagnotte e i panini sono bassi di segale, perché sennò altrimenti al centro rimarrebbe troppo umido. Allora, vediamo, ci farò due, ma diciamo tre, ne faccio tre, pagnottine, va? Così posso darle ai miei figli. Metto ancora un po' di semola e faccio queste piccole pieghe. Ci provo, vediamo. Ok, così. In questo modo, quindi gli do la formatura e metto la segale anche sopra. Perché quella servirà poi, le abbasso anche un pochino, servirà poi a formare quelle spaccature caratteristiche di questo pane. Ma sì, divido e ne faccio altre due. Sto facendo gli ultimi video, vediamo se riesco a farne un altro o altri due, perché poi partirò per l'Alto Adige, quindi questo pane poi lo mangerò su. Nel Tirolo sono specialisti per il pane pieno di semi di tutti i tipi. È veramente buono, quando si entra in un forno si sente quel profumo, senza nulla togliere anche i nostri panifici naturalmente, però mettono dei semi particolari che mandano quel profumino. Ok. Ecco qua, e adesso le appoggio su carta forno e le lascio a lievitare, credo un'ora, due, vediamo. Quando la superficie comincia, quando si gonfiano naturalmente, queste adesso si allargheranno, non cresceranno in altezza, ma volutamente, perché se le mettevo in un cestino sarebbero cresciute anche in altezza. Le lascio così e quando dicevo si formano quelle spaccature caratteristiche, le vado ad infornare. Bene, a dopo. Allora, controlliamo, eccole qua, vedete, questi sono gli spacchi che vi dicevo e io direi che si possono infornare. Allora, ho messo il forno, scusate, a 240, però poi dopo 5 minuti ho abbassato subito. Vi metto la descrizione della cottura così potete seguirla, ma regolatevi in base al vostro forno.
Ed eccolo qua, come vedete è bassino, ma il suo profumo è buono, veramente buono. Quindi facendo quelle pieghe, vedete, non è che sono venuti più alveoli della procedura classica che ho fatto in altri video, però ci ho provato, diciamo, quindi il pane di segale è così. Adesso mi manca lo speck con i salumini caratteristici dell'Alto Adige da mettere vicino per la foto, però direi per la colazione basta mettere un filo di burro, un po' di marmellata, è una colazione da re, veramente, ve lo consiglio. Bene amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao, ah, e non dimenticate di lasciare un like naturalmente, ciao.